Eh, innanzitutto grazie dell'invito, eh, grazie ad Annalisa e grazie a voi che mi ascoltate. E, mh, ho già detto in un'intervista re recente che è improprio che il Ministro della Giustizia si pronunci su un processo in corso, però è anche vero che come editorialista, giornalista e scrittore, eh, negli anni precedenti mi sono espresso su questo processo. Su questi tipi di processo, e quindi ho detto andatevi a leggere quello che ho scritto. Quindi, tacendo da ministro, ma ricordando quello che ho scritto da editorialista sul Messaggero, sul gazzettino, sulle, sui giornali, beh, beh, la cosa che più lascia perplessi è il fatto che tre episodi più o meno uguali, di tre navi. Una era la 18, una era, mi pare si chiamasse Gregoretti e l'altra la Open Arms. Si sono state date tre soluzioni diverse. In una la magistratura ha ritenuto che non esistesse il reato, in un'altra la 18, il Parlamento non ha dato l'autorizzazione che poi non si chiama autorizzazione a procedere diciamo che ha ritenuto che non dovesse. Essere iniziata l'azione penale nei confronti dell'allora ministro Salvini, sempre lui quel Conte 1, e la terza volta a parità di eh, situazione, essendo però cambiata la maggioranza parlamentare, la stessa Giunta ha invece ritenuto di mandarlo a giudizio. Ora, la certezza, se la certezza del diritto ha un suo significato assiologico, chiamiamolo così. La cosa lascia per pressa, poi ripeto, questo è quello che ho scritto da giornalista, eh, certo non lo posso e non intendo ripudiarlo ora. Certo, ma eh, il, la, la, il governo ha avviato un percorso di riforma no? sia sì, in ambito di giustizia civile che penale. Lei è soddisfatto del ritmo con cui procedono appunto le riforme? Insomma lei è un uomo, eh, un magistrato che sta prendendo, ormai ha preso dimestichezza anche con eh, i meccanismi delle procedure per esempio parlamentari, talvolta un po' lunghi, un po' faragginosi. Eh, che cosa direbbe ormai a due anni dall'insediamento del governo rispetto ai tempi di eh, realizzazione? Delle riforme in campo giudiziario? Eh, allora, le riforme della giusti sulla giustizia sono articolate in vari settori. Vi sono delle riforme strategiche, tipo quelle costituzionali, che sono in corso, penso che dopo ne vorrà parlare. Quelle eh, sulla normativa primaria, come il codice di procedura penale, lo stesso codice penale, che eh, richiedono un uh, percorso parlamentare. Vi sono delle altre che possono essere risolte a livello amministrativo, a livello di governo, a livello proprio di Ministero. Eh, quelle che hanno dato per ora maggior soddisfazione, anche se nessuno ne ha mai parlato, sono quelle che riguardano innanzitutto l'utilizzo delle risorse del PNRR, che noi abbiamo valorizzato primi in Europa. Lo smaltimento degli arretrati dei processi, i cui effetti, si vedranno, effetti benefici si vedranno a medio termine, che è stato un arretrato, ripeto, che è stato molto, ma molto ridotto. Eh, il fatto che abbiamo rimodulato le stesse condizioni per le quali c'erano stati concessi questi finanziamenti da parte dell'Europa sulla giustizia. Non ultimo l'ufficio del processo. Sono tutte cose che hanno inciso e incidono positivamente sull'amministrazione della giustizia, però nessuno ne parla perché non fanno cronaca. Delle cose di cui si è parlato io sono molto soddisfatto che sia stato abrogato il reato di abuso di ufficio per le ragioni, penso le conosciate tutti, che era una, un ostacolo alla velocità e se vogliamo anche all'efficienza della pubblica amministrazione. Anche perché, come ha detto prima il Presidente della Russia, quel è il classico esempio di reato per il quale su 100 persone indagate al massimo una ne veniva, ne veniva punita, anche meno. Mentre la, diciamo, la negatività, l'aspetto negativo, l'aspetto contrario, era che queste persone, amministratori, sindaci, raggiunti da questa informazione di valanzia per questo reato, Fossero costretti o a dimettersi o comunque avessero, fossero terrorizzati dalla paura della firma e quindi rallentassero l'attività della pubblica amministrazione con un grande danno proprio per i cittadini. Questi sono tutti aspetti pratici di cui si parla poco, però oh, dei quali noi siamo particolarmente orgogliosi. Io sono particolarmente orgoglioso. Poi la madre di tutte le riforme per me, e questo è ovvio. Da, da, perché lo scrivo da 25 anni: è la separazione delle carriere e la, la riforma globale del Consiglio Superiore della Magistratura, che è già stata approvata dal Consiglio dei Ministri e adesso andrà alla Camera uh, no, no, andrà alla Commissione uh, Costituzionale, e rispondo però all'ultima parte della sua domanda: cioè si può andare più veloce? Ecco, quello che mi ha sorpreso essendo un neofito della politica, è questo sì, eh, la dei tempi, per esempio, sul fatto che proprio per il reato di abuso di ufficio eh, il Parlamento abbia impiegato circa un anno, ma non per ostruzionismo, eh, intendiamoci, perché erano tutti d'accordo, ma perché deve andare prima in una commissione, poi in un'altra, poi si fa un'audizione, poi se ne fa un'altra. Vengono ascoltate persone, tra l'altro le cui idee sono chiarissime perché sono state espresse da sempre. Quindi che senso ha perdere tre ore per ascoltare? Un professore universitario che dice che è favorevole alla separazione delle carriere o un magistrato che dice che è contrario. Basta prendersi le sue pubblicazioni e dire, come nel vecchio processo penale, lei conferma quello che ha detto. sì, ecco. Cioè, Faccio un esempio un po' paradossale. Vi sono delle lungaggini che secondo me potrebbero essere ridotte. Ma le è dispiaciuto che la Procura di Firenze abbia presentato ricorso presso la Corte Costituzionale contro l'abrogazione del reato d'ufficio, dell'abuso d'ufficio? No, no, non è che. L'ho trovato abbastanza singolare perché come si fa a chiedere l'abrogazione la di una legge che abroga un reato? Perché sarebbe incostituzionale una legge abrogativa. Facciamo il paradosso puramente teorico che venisse dichiarato incostituzionale la legge abrogativa. Che fa? Ormai il reato è stato abolito. Non è che abolendo, il reato che, ha abolito, eh, che abolendo la legge che ha abolito il reato, il reato rivive. Il reato ormai è stato eliminato dal nostro ordinamento giuridico, non vorremmo tornare alla retroattività della legge penale, che sarebbe, ma non sarebbe nemmeno una retroattività. È proprio eh, logica, da un punto di vista logico, e, eh, direi quasi intuitivo, che non puoi dichiarare isti, isti, eh, anticostituzionale una legge che elimina un reato. Salvo che si attendano che la Costituzione dica che, un, che così ci sarà un vuoto normativo, questo potrebbe comportare un'attenzione da parte del Parlamento e del Governo per colmare questo vuoto normativo, ma non vedo come nemmeno la Corte potrebbe pronunciarsi perché secondo me il ricorso è manifestamente inammissibile. Lei nella sua vita precedente, quella peraltro in cui io la seguivo appassionatamente nei suoi scritti appunto da editorialista, eh, lei eh, più volte ha criticato quello che si chiama panpenalismo. Abbiamo anche studenti di legge che capiscono bene il eh, senso. Questo governo però è accusato da Taludni di eh, tendere invece al panpenalismo quando crea nuovi reati per esempio contro gli ecovandali o contro le occupazioni abusive. Come pensa che si possa trovare un equilibrio per restare coerenti no? in un racconto anche in materia di giustizia. Allora, innanzitutto l'abrogazione del reato di abuso di ufficio eh, dimostra... Cioè che, che già abbiamo eliminato un <ride> reato? abbiamo cioè, eliminato un reato che intasava i tribunali, però certo. questo evidentemente piaceva a molti. Allora, eh, la prima obiezione che ci è stata fatta, proprio con la prima legge che abbiamo introdotto, è stata Ehi, quella buonasera. di rave party. E l'obiezione che ci è stata fatta, oltre a essere questa, era che tra l'altro, in presenza di un sovraffollamento giudiziario, introdurre nuovi reati e mandare in prigione delle persone avrebbe diciamo, aggravato questa, uh, questo problema. Ebbene, sapete quante persone sono andate in prigione per uh, il reato di rave party? Nessuna. Al contrario, sono sicuramente stati evitati degli arresti perché guarda caso da quella volta Rave e Party non ne hanno più fatti. Perché talvolta la legge penale ha un effetto intimidatorio dissuasivo. e dissuasivo. Eh. In certi casi non ce l'ha, ma in altri ce l'ha. Per esempio, l'altro giorno abbiamo introdotto il principio dell'arresto obbligatorio in flagranza, o in quasi flagranza, per quelli che percuotono e usano violenza nei confronti dei sanitari, nel nei pronto soccorso e negli altri luoghi eh, dove eh, diciamo si curano i malati, eh, noi siamo sicuri che questa introduzione avrà un effetto dissuasivo. Se tu sai che se aggredisci il medico ti scattano automaticamente le manette, prima di farlo, ci pensi due volte. E, e guardate che eh, aggredire un medico, una, una dottoressa che, che sta curando le persone. Che è disarmata, non è come aggredire, con tutto il rispetto parlando, un poliziotto che magari si sa difendere ed è pure armato. Cioè, aggredire. Tra l'altro, i medici del pronto soccorso sono quasi tutti giovani e sono lì, talvolta anche malvolentieri, perché è una professione estremamente difficile e se vogliamo anche mal retribuita. Essere aggrediti nel momento in cui stai curando le persone, tra l'altro, provocando dei subugli enormi a danno anche degli altri pazienti in attesa. Beh, secondo noi era una cosa che andava punita anche con l'arma penale. Altra, lo stesso per le occupazioni abusive: nel momento in cui il fenomeno diventa intollerabile, eh, bisogna intervenire in qualche modo. Se le leggi che, abbiamo, che avevamo fino adesso non funzionavano, e sappiamo benissimo che addirittura c'era la difficoltà di estromettere dalle abitazioni le persone che avevano eh, abusivamente appunto, occupate. Anche in presenza del proprietario, il quale era disarmato. Beh, io vorrei sapere quale potrebbe essere il cittadino che, dopo aver magari impiegato il TFR per comprarsi un piccolo appartamento, magari se lo trovi occupato o se ne vada via un mese e quando ritorna trovi che gli hanno cambiato la serratura e non abbia le armi per le quali ritornare in possesso di quello che è il prodotto di una vita di lavoro. Quindi diciamo lei da qui, al prossimo, da qui a Natale, ecco, qual è l'obiettivo che nella materia che lei segue si, si dà per sentirsi a Natale soddisfatto di questi due anni Allora poco più? Diciamo eh, il primo step sarebbe quello del passaggio in prima battuta della riforma costituzionale, non tanto sulla separazione delle carriere che peraltro in gran parte esiste già, è quello sul Consiglio Superiore della Magistratura che è fondamentale perché la, la creazione dell'alta corte disciplinare sconvolgerebbe completamente che sono tutte quelle negatività che si sono create e sedimentate in questi decenni per le quali i magistrati che sbagliano, come si dice, non pagano mai. Eh, magari pagano quelli che hanno fatto delle, degli illeciti minori. Però se pensiamo che sullo scandalo Palamara, per esempio, è stato posto un coperchio su una pentola che ribolliva il punto che un editore molto equilibrato e sempre molto prudente, come Paolo Mieli ha, ha definito un verminaio, e, e poi non si è saputo più nulla. Eh, non volevo mica pensare che Palamara abbia agito da solo e che al telefono abbia parlato soltanto con quelle quattro persone che si sono dimesse dal CSM. Su questo l'ho scritto anche l'altro giorno, l'ho detto, sono perfettamente concordo una volta tanto con il mio amico Gratteri, con il quale sono sempre in cordiale dissenso, diciamo, di che però anche lui ha detto che in quel caso lì... Eh, insomma, ehm, è stata messa la pentola sul coperchio. Parlavare non poteva aver agito da solo. Ecco, la creazione dell'Alta Corte di Giustizia Disciplinare in questo caso avrebbe evitato e la riforma globale del Consiglio Superiore della Magistratura avrebbe evitato questo scandalo. Senta, le voglio fare un'altra domanda perché non abbiamo parlato di carceri, poi le darò la possibilità per un paio di domande in chiusura. Non abbiamo parlato di carceri, che è ancora un tema, un grande problema per l'Italia di sovraffollamento carcerario. È vero che ci sono nelle carceri italiane tanti detenuti stranieri e tante persone in attesa di giudizio. Questo governo sembra orientato a costruire nuove carceri piuttosto che ad agire su come ridurre la popolazione carceraria, questa è l'impressione eh, che si ha. Che cosa state facendo in concreto? Su questo piano, peraltro, c'è anche un tema di rinnovamento dell'edilizia carceraria perché in molti casi è davvero vetusta. No, allora è, è un'impressione sbagliata perché, fermo restando che buona parte delle nostre carceri sono vetuste e che abbiamo nei limiti del possibile intenzione di costruirne di nuove, la costruzione di un carcere è una impresa molto ma molto mh, difficile. Tanto perché esiste il principio del not on my back, nessuno le vuole le spalle. Poi perché in Italia ci sono tanti e tali vincoli eh, geologici, urbanistici, eh, architettonici, per cui non è che siamo come in California dove porti in mezzo al deserto 500 moduli che vengono aperti e chiusi da un bottone unico perché gli spazi ci sono. E, è vero il contrario, noi stiamo invece adesso studiando tutta una serie di di modi per deflazionare la, eh, il numero della popolazione carceraria. E lo dico subito, lo ripeto, l'ho detto anche in Parlamento, ma è sempre bene ripeterlo. Allora, noi abbiamo quasi un terzo di detenuti che sono stranieri, eh, più di un terzo, il 36%. Abbiamo un 20% di detenuti che sono in carcerazione preventiva. Quindi non sono, sono sotto condanna definitiva, sono subiudice, quindi tra virgolette presunti innocenti, e abbiamo un 20%, quindi siamo già oltre il 60% di percentuale, di detenuti per reati legati alla tossicodipendenza. Allora, cosa stiamo facendo? Per quanto riguarda il primo settore, noi stiamo cercando accordi con gli stati affinché queste persone possano espiare la pena negli stati di provenienza. Molti di questi, tra l'altro, non devono nemmeno essere ricondotti nelle carceri di provenienza, devono soltanto essere espulsi, perché secondo la nostra legge, in presenza di certi presupposti dell'esecuzione della pena, quando il detenuto è stato identificato va espulso de plano da parte del giudice di sorveglianza abbiamo già individuato 300 persone che dovrebbero essere espulse già domani per queste altre 2.500 dovrebbero essere espulse appena identificate perché molto spesso queste persone non si lasciano identificare gettano via i passaporti. siamo già a 3.000 in più stiamo provando degli accordi con gli altri paesi io sono ritornato scusate anche la stanchezza un'ora fa da Londra Proprio uno, uno degli, degli argomenti toccati con il Lord Chancellor, il Ministro, il Ministro della Giustizia, era proprio questo scambio di persone che dovrebbero scontare la pena nei paesi di provenienza. Per quanto riguarda la, eh, il 20% di persone in carcerazione preventiva, ecco, noi stiamo studiando e siamo già avanti anche a livello parlamentare la modifica, la riforma sulla custodia cautelare. Oggi si entra in prigione diciamo così stiracchiando la legge molto spesso, tant'è vero che tante volte la percentuale delle persone che vengono liberate dal Tribunale della Libertà o dall'ordinanza della Cassazione, che poi dichiara illegittima l'ordinanza medesima, è una percentuale molto alta. Quindi se già noi riuscissimo attraverso questa riforma, che in parte abbiamo già fatto, perché sapete che abbiamo già approvato definitivamente, anche questo è un mio grande orgoglio, il principio per cui si entra in prigione soltanto con un'ordinanza collegiale, deve essere firmata da tre giudici solo che entrerà in vigore tra un anno e mezzo perché appunto mancano i magistrati e su questo magari dopo spendo una parola. Tossicodipendenti. Una buona parte dei tossicodipendenti hanno commesso reati che sono, reati, eh, che sono collegati proprio al loro stato di tossicodipendenza. E poiché il tossicodipendente, e lo dico da ex pubblico ministero che queste situazioni le ha trattate per 40 anni. Più che un criminale da punire è un malato da curare. Noi stiamo cercando di far scontare eh, la pena in un modo o nell'altro, soprattutto in comunità o in altre strutture protette. Aggiungo che molte di queste persone, nessuno ne parla, però sono lieto di parlarne, soprattutto ai ragazzi. Sono cose che nessuno dice: molte di queste migliaia di persone potrebbero e dovrebbero essere mandate agli arresti domiciliari e gli stessi magistrati lo dicono, ma non hanno il domicilio perché sono persone straniere quindi stanno in prigione quando dovrebbero star fuori ma non possono stare gli arresti domiciliari perché manca il domicilio a cui noi stiamo lavorando per individuare delle strutture, vedete non sto parlando di massimi sistemi, sto parlando proprio di cose concrete perché questa ecco, la, vorrebbe essere il mio intendimento bene allora diamo la possibilità se volete qualcuno, se vuole un coraggioso rompere il ghiaccio e rivolgere una domanda al Ministro, vedo una mano alzata e, e la due mani alzate Grazie, buonasera. Eh, io volevo chiedere: mh, la questione annosa della lentezza della macchina diciamo, della giustizia in Italia è ovviamente eh, risaputa, ma potrebbe essere arrivato il modo per risolverla con eh, l'ausilio delle nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale, anche se ovviamente l'implementazione della macchina giudiziaria è eh, diciamo una, delle, una questione molto, molto eh, importante che deve sottostare anche dei criteri assoluti di sicurezza e se sì, come il giudice del futuro potrà utilizzare questi strumenti. Domanda giustissima fatta da, da uno giovane. Eh, L'altro giorno, proprio al congresso di una di magistratura indipendente a, a, a Napoli, a, a, vicino a Salerno, eh, il, la, il focus era proprio questo. Eh, devo dire che una volta tanto sono stato applaudito perché invece di parlare anche qui dei massimi sistemi abbiamo parlato di cose pratiche, proprio sull'intelligenza artificiale. Prima di tutto devo dire, bisogna dire quello che non può accadere con l'intelligenza artificiale, cioè che possa sostituirsi al giudice. Questo è ovvio, è quasi banale, però qualcuno teme che questo possa accadere. Cioè metti dentro i dati e la macchina ti dà la sentenza. Questo non accadrà mai perché nessuno potrà mai sostituirsi non solo al cervello del giudice ma anche alla sua sensibilità. E guardate che la, il primo essere umano a inventarsi qualcosa che assomigliasse a un cervello elettronico era il filosofo Pascal che ha inventato, ha inventato la prima calcolatrice che si chiamava Pascalina. Ma eh, Pascal è anche quello che ha in un bellissimo pensiero distinto l'esprit de geometrie dall'esprit de finesse. Cioè, l'esprit de geometrie è quello che ti connota il cervello, il raziocinio, la logica, e l'esprit de finesse è quello delle emozioni, quello della sensibilità. E questo è un patrimonio che una macchina non potrà mai avere. Potrà accelerare, certo che potrà accelerare, perché sarà di grandissimo ausilio, soprattutto nelle ricerche giurisprudenziali. Non per fare la sentenza, ma per dare, faccio un esempio, quando io sono entrato all'università, quando ho fatto l'esame di magistratura, quando ho scritto delle requisitorie e altre cose, andavo a spulciare, trovarlo, perché anche se noi non abbiamo un sistema come quello anglosassone che ti vincoli, come si dice, lo stare decisis, cioè le sentenze non fanno Stato per il giudice italiano. Però le sentenze della Cassazione, soprattutto le sezioni Unite, insomma sono un buon precedente, anzi devi motivare quando, quando vai in dissenso e andare a spulciare significava andare in biblioteca, tirare fuori i libri, cercare nei repertori, impiegavi un'ora o due. Con Google la cosa è stata in un certo senso, dico Google per dire l'informatica, l'informatizzazione che abbiamo oggi delle, della, del massimario della Cassazione, con l'intelligenza artificiale sarà ancora più veloce. Ma ripeto, sono strumenti umani creati dall'uomo, l'intelligenza artificiale, che non potranno mai sostituire l'uomo, sui quali però attenzione, bisogna fare attenzione. Perché sappiamo che l'intelligenza artificiale può modificare la realtà, può essere fonte di fake news, che non siano quelle... Le fake news ci sono sempre state, dai fotomontaggi alle. Cuciture delle lettere, Richelieu diceva: Datemi una lettera e un paio di forbici, e io farò impiccare l'autore perché te la, ti faccio un taglio in colla e ti faccio dire quello che non hai detto. Ma quello che una volta anche qui potevi fare con grande fatica e magari con grande sforzo intellettuale, oggi l'intelligenza artificiale te lo può, può suggerirtelo anche lei. Quindi sono tutte problematiche che devono essere dominate dall'uomo dopo che noi ne abbiamo preso conoscenza, soprattutto nell'ambito della giustizia. Però in conclusione eh, dico che non sostituirà mai il cervello e il cuore del, del magistrato e lo stesso anche dell'avvocato e degli altri protagonisti della giustizia. Nello stesso tempo però sarà di grande ausilio per l'accelerazione. C'era un'altra domanda, quindi diamo il microfono. Buonasera Ministro, grazie mille per i suoi interventi, tutti molto interessanti. Eh, ministro Nordio, come sappiamo le carceri al momento hanno un sovraffollamento intorno al 120% rispetto alla media, rispetto al tasso di capacità alla capienza che... regolamentare. Esatto. Eh, con un tasso di suicidi che è il più alto d'Europa. Il, car il carcere, come tutti lo sappiamo, dovrebbe tendere verso la rieducazione. In secondo luogo, collegandomi a prima, in Nord Europa stanno chiudendo delle carceri per via di mancanza di carcerati, come in Olanda, Danimarca, Svezia e altri paesi. Così. E non si potrebbe cooperare a livello europeo con questi paesi? Ma ah, guardi, adesso io non so se l'Olanda stia chiudendo le carceri, ho esperienza però, diretta in questo ah, caso. Ecco, beh, vuol dire che gli olandesi eh, diciamo hanno un senso civico maggiore e delinquono di meno, però. Io ho avuto oh, oggi, proprio ieri, anzi sono tornato oggi, una lunga, un lungo incontro con il mio collega inglese, britannico, Inghilterra e Galles. Hanno lo stesso problema nostro, anzi hanno una sovrappopolazione carceraria che è maggiore della nostra. Eh, il mese scorso ero con i francesi, non ne parliamo, i francesi hanno addirittura il doppio della nostra. Quindi questo dipende anche da... Poi ho anche chiesto, ma... Qual è la percentuale di stranieri? Per esempio, gli inglesi hanno una certa percentuale di stranieri che però non sono quelli che abbiamo noi. Noi, per esempio, abbiamo nel 30% che ho detto prima di stranieri, di questo 30%, quasi la metà sono algerini e marocchini. E, eh, ovviamente è ovviamente chiaro che sto facendo un discorso statistico, non certo di razzismo. È anche chiaro che questi, questo tipo di persone, magari in Gran Bretagna, in Gran Bretagna arriva con maggiore difficoltà. Loro, per esempio, invece ne hanno da altri paesi, soprattutto dell'Est, perché il transito è più facile. Perché il problema, però il problema della sovrappopolazione carceraria in, in Francia e in, eh, in Gran Bretagna, sono quelli con cui ho parlato proprio in questi ultimi due mesi, è esattamente uguale al nostro, se non peggiore, i suicidi. Eh, innanzitutto abbiamo avuto. Non è un problema che sia collegato eziologicamente, ripeto, con un nesso di causalità, con il sovraffollamento. Questo se lo dicono le statistiche: ci sono stati negli anni scorsi dei, dei picchi di sovraffollamento superiori a quello attuale, dove però c'erano meno suicidi. Eh, tra l'altro il suicidio è una questione così complessa della mente umana per cui è difficile anche dare un giudizio prognostico. certo Paradossalmente la promiscuità è eh, diciamo un ostacolo al suicidio. Infatti i suicidi avvengono nella solitudine nelle prigioni, non nel sovraffollamento, dove tra l'altro c'è anche un, una sorta di controllo. Questo non significa che il problema, ripeto, non sia grandissimo, immenso. C'è anche una, eh, una sorta di picco emulativo, se così lo vogliamo chiamare, sul quale stiamo riflettendo proprio con studi specifici perché stiamo facendo un piano antisuicidi che adesso non vi rivelo, ma che sarà secondo noi estremamente importante. Perché, per esempio, fino a ferragosto, non so, ricorderete, il problema dei suicidi carcerari sembrava insolubile, eravamo veramente arrivati a un picco. Dal, da, da metà agosto a oggi sono molto ridotti, credo siano stati due o tre al massimo. E mentre, per esempio, c'era stato nel periodo precedente, in un mese ce n'erano stati dieci. Quindi sono fenomeni di difficilissima diciamo, comprensione. È di difficilissima di difficilissima prognosi, però sono problemi reali. E allora ripeto ancora una volta: noi abbiamo proprio come priorità assoluta quello di parte di prevenire il suicidio, ma anche di rendere eh, quello che lei ha detto prima, giustamente eh, l'obiettivo della Costituzione, cioè la rieducazione del detenuto. E guardi, ruo un altro minuto, vedo che Annalisa è inquieta, ma è. Eh, la rieducazione del detenuto eh, si può fare essenzialmente, a parte alcuni che sono diciamo così, eh, tendenzialmente irrimediabili, diciamo i grandi delinquenti, i grandi mafiosi. Però la buona parte dei detenuti hanno bisogno di due cose: del lavoro e dello sport. Sono due, eh, due elementi che deflazionano molto anche la tensione carceraria. E per avere questo occorrono gli spazi. Noi abbiamo in Italia un sistema carcerario che io l'ho visto da PM, ma soprattutto l'ho visto da ministro, è veramente disomogeneo. Abbiamo degli istituti, diciamo così, di eccellenza assoluta. Io ho visto fabbricare i violini con il legno delle barche dei migranti partite di pallavolo e di tennis giocate all'interno del carcere in Pizzeria, pizzerie, pasticcerie, panetterie, pasticcerie in una c'è addirittura un teatrino stavano recitando il Riccardo III di Shakespeare e poi ce ne sono dei altri come purtroppo è Regina Seli dove non ci sono gli spazi perché sono strutture vecchie e allora cosa si può fare? bisogna cercare sempre nell'ambito di quella rimodulazione di cui parlavo prima di cercare degli spazi che siano Compatibili con il carcere, soprattutto per detenuti meno pericolosi. La mia prima idea è stata quella delle caserme dismesse. Noi abbiamo un sacco di caserme dismesse in Italia, dove vi sono, che sono perfettamente compatibili con le carceri, perché hanno le mura di cinta, hanno le garitte. Io ho fatto il militare. Cioè in realtà la caserma è una mezza prigione e non serve nemmeno tanta, tanta sorveglianza all'interno, come invece negli istituti. E noi potremmo invece dare ai detenuti in queste strutture che è sufficiente rimodernare, ristrutturare anche con il lavoro degli stessi detenuti io ho visto delle cose, per esempio adesso Venezia, nella mia Venezia dove io provengo come lavoro una parte del carcere femminile è stata ristrutturata in un mese dai detenuti maschi però, e anche con pochi soldi, hanno fatto un lavoro eccezionale. Ecco, noi dobbiamo secondo me spingere su questo, sempre parlando di cose pratiche, dobbiamo sfruttare, io ho detto le vecchie caserme, ma ci sono anche altri istituti che possono essere compatibili con la detenzione o la semidetenzione carceraria magari a sorveglianza ridotta per detenuti meno pericolosi perché anche qui bisogna intendersi non i detenuti non sono tutti uguali come i reati non sono tutti uguali e quindi anche la, la detenzione secondo me è giusto che venga differenziata bene l'ultimissima domanda c'è qualcuno che vuole l'ultimissima prego grazie una domanda veloce rispetto alla questione della legge severino vale a dire se lei intende superare il principio dell'incandidabilità eh, da parte di, degli amministratori insomma che hanno subito una condanna in primo grado e in caso come è possibile superare mh, questa legge o questo principio insomma di incandidabilità grazie Beh, guardi eh, quando eh, io ero mh, ex magistrato e giornalista, ho promosso, ero presidente di un referendum per l'abrogazione della legge Severino, ma naturalmente oggi eh, l'orientamento, giustamente, come diceva prima il collega presidente della Russia, ognuno ha le sue sensibilità, eh, certo che la legge non va abrogata, secondo me va modificata, perché confligge... Con quel principio di presunzione di innocenza che poi è quello per cui siamo qui. Cioè il fatto che una persona venga, eh, diciamo così, estromessa dalla vita politica per una condanna che non è nemmeno definitiva, ecco, questo mi ha sempre lasciato molto perplesso. Poi ripeto nell'ambito politico ci sono delle diverse sensibilità, però stiamo discutendo sulla necessità quantomeno di rimodularla. Bene, allora io devo davvero ringraziare il Ministro perché ha concluso nel modo migliore questa lunga giornata che ha visto tanti esponenti del Governo alternarsi su questo palco e come ogni fine scuola c'è la foto che dobbiamo fare tutti insieme sul palco, quindi vi invito ora Arianna organizza qui per liberare il campo e andiamo a fare la, la foto finale della scuola. Grazie Ministro. Grazie.